Jesteśmy w miejscu, które mogło mieć znaczący wpływ na rozwój Edmunda Kolanowskiego. Michał, co to za miejsce? Jesteśmy przy grobie Andrzejka Kolanowskiego. To był starszy brat, który zmarł za młodu. Matka prowadziła Edmunda tutaj go na spacery. Można by powiedzieć, że spędził tutaj swoje dzieciństwo. Czyli Edmund od samego dzieciństwa był przesiąknięty tym cmentarnym klimatem. Na to wygląda. Policjanci, z którymi rozmawiałem, którzy prowadzili tę sprawę, byli, mam wrażenie, przekonani, że to miało niebagatelny wpływ na jego osobowość, na jego psychikę. Zresztą Edmund później bardzo często wracał na cmentarze, aż w końcu zaczął swój kryminalny, przestępczy, zabójczy proceder. Od początku mam kłopoty z kobietami. Jak pamiętam, od szkoły podstawowej, od 3-4 klasy. Na początku zaczepiałem dziewczynki, a potem zabierałem bieliznę ze strychów i się nią bawiłem. Wtedy miałem 25 lat. Wykopałem zwłoki na cmentarzu. Podniosłem suknię i się onanizowałem nad nią, półklęcząc. Potem zakryłem wieko i zasypałem. Il viaggio di oggi ci conduce in Polonia, dove la stragrande maggioranza dei casi in linea con gli altri paesi europei si è verificata a partire dalla seconda metà del XX secolo. Dal 1951 ad oggi sono circa 52 gli assassini seriali individuati in Polonia. Quando si parla di assassini non c'è mai un migliore o un peggiore. Posso assicurarvi però che quello di cui vi parlerò oggi è di sicuro tra i più singolari registrati in questa località. Kolanowski è stato condannato per 3 omicidi commessi in un periodo di tempo tra il 1970 e il 1983, ma è probabile che si sia reso responsabile di altri omicidi per i quali non è mai stato processato. Questo assassino non si limita ad uccidere. Spesso visita anche i cimiteri. E un motivo c'è. Gli servono pezzi di cadaveri per soddisfare le sue perversioni. Edmund Kolanowski nasce nell'ottobre del 1947. Ma poco prima della sua nascita, il fratellino di 2 anni muore all'improvviso e la madre è incapace di metabolizzare la perdita. Si lamenta in maniera patologica e visita spesso il cimitero insieme ad Edmund. Il padre, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz, alza spesso il gomito ed è violento nei confronti della moglie e del figlio. La donna rinfaccia a suo figlio che se non fosse nato sarebbe scappata da quel marito abusivo e sfoga la sua frustrazione su di lui. Quando è arrabbiata, la frase che gli ripete più spesso è «Rimpiango di non averti affogato quando ti ho fatto il primo bagnetto». Il piccolo Edmund è intrappolato tra la violenza del padre e la negligenza della madre, dovuta non solo all'incompetenza genitoriale, ma anche ad un'attitudine negativa nei suoi riguardi. Il bambino viene spesso punito con l'isolamento negli ospedali psichiatrici. I frequenti ricoveri sono dovuti al comportamento scolastico inappropriato causato da uno scarso funzionamento cognitivo, ma anche dai voti bassi presi in scienze, elementi che all'epoca portano ad una diagnosi di iperattività psicomotoria. I suoi interessi perversi compaiono precocemente.
All'età di 11 anni, in compagnia di altri ragazzi pazienti della struttura psichiatrica, si arrampica sistematicamente su un albero che affaccia direttamente sulla finestra dell'obitorio dove vengono dissezionati i cadaveri per l'autopsia. Il gruppo di ragazzini si masturba alla visione di quelle sagome nude. Questo consente ad Edmund di imparare l'atto e connotarlo di piacere legandolo all'immagine di corpi totalmente immobili. Il fatto di assistere a diverse autopsie e le visite al cimitero non possono aver avuto un impatto rilevante sullo sviluppo delle preferenze sessuali. Era ancora troppo piccolo. Non sarebbe dunque corretto parlare di perversione in una fase così precoce della vita, ma vanno sicuramente considerati come eventi che hanno orientato la sua attenzione sulle componenti primarie della necrofilia. Il cimitero, la morte, i cadaveri. Crescendo, l'interesse morboso di Edmund per le donne diventa incontrollabile. È adolescente quando subisce delle condanne e viene rinchiuso in un riformatorio. Nonostante questo, Edmund continua ad aggirarsi nei pressi del lago Rusalka vicino Poznania e l'Accademia Medica e molesta le ragazze toccando loro le parti intime. I contatti maldestri e la totale incompetenza nell'approccio con l'altro sesso lo affliggono a tal punto che a 15 anni, rendendosi conto di non essere in grado di avere una fidanzatina, tenta il suicidio pugnalandosi all'addome, ma viene salvato da un intervento chirurgico. Secondo gli esperti che hanno analizzato il caso, questo è il periodo in cui compare la prima perversione diagnosticabile, il feticismo. Edmund ruba la biancheria intima stesa ad asciugare fuori dalle finestre, la porta a casa, a volte la indossa e si masturba, poi la nasconde in un posto accessibile solo a lui. Da adulto, Kolanowski riesce a raggiungere un minimo adattamento sociale che gli permette, nonostante i voti bassi a scuola, di frequentare con successo un istituto tecnico e diventare un fabbro. Nel 1970 si sposa e ha due figli. Un anno prima, all'età di 22 anni, aveva finalmente perso la verginità riuscendo ad avere un'esperienza sessuale soddisfacente con una prostituta. Ma né questo né il fatto di avere una moglie inibiscono le tendenze perverse e le fantasie di morte di Edmund. Commette infatti diversi crimini sessuali proprio nel periodo in cui sua moglie è incinta e nello stesso periodo ha anche i primi contatti con un cadavere. Kolanowski vive in un piccolo appartamento, una casa in cui la cucina è condivisa con due donne anziane del condominio. Quando una di loro muore, in assenza di altri residenti e della moglie, è lui ad entrare nella stanza in cui giace il cadavere. E non resiste all'impulso di scostare le coperte, toccare le parti intime della donna e masturbarsi. Negli anni seguenti, dopo la rottura del matrimonio causata dalla condanna subita nel 1974 per reati sessuali, Edmund ha una nuova relazione con una donna con la quale convive. Ma il comportamento perverso rimane inalterato. Dal 26 febbraio 1982 al 7 maggio 1983 dissotterra diversi cadaveri nei cimiteri di Naramovica e Milostovia. Il primo è il corpo di una donna di 69 anni, ritrovato mutilato e con i seni e le parti intime asportati. Quando il 27 febbraio del 1982 la famiglia della defunta si raduna nella cappella del cimitero di Naramovica per assistere degnamente al suo funerale, dopo aver scoperchiato la bara, all'interno trova solo un libro di preghiere, un rosario e delle scarpe nere, ma non il corpo. Viene ritrovato pochi giorni dopo in un campo vicino al cimitero. Il 15 dicembre viene ritrovato il corpo di una bambina di 11 anni, Alinka, scomparsa da Naramovica. Il 4 novembre, verso le 16:20, Alinka era andata in un boschetto per prendere dell'erba per sfamare i suoi coniglietti.
ma era sparita senza lasciare traccia. L'autopsia determina che la morte sia avvenuta a seguito di percosse ripetute sulla testa. Gli organi sessuali sono stati mutilati esattamente come alla 69enne fatta sparire dalla sua bara. Il 29 gennaio 1983 c'è un'altra buca nel Camposanto. Una bara è stata estratta e il corpo di un'altra donna è stato violato con la rimozione della pelle del seno e della regione genitale. Per la prima volta la polizia trova una traccia, l'impronta di una scarpa che fornisce una sola indicazione. Il profanatore di tombe non è un uomo alto. Verso la mezzanotte del 6 maggio 1983, due guardie stanno pattugliando il cimitero di Milostovia. Camminando tra le file di tombe, notano la fiamma di una candela che brucia in lontananza sopra una lapide. Quando i due fanno per avvicinarsi e uno di loro carica il colpo in canna, il rumore del carrello della pistola allarma il necrofilo facendolo scappare. Le guardie gli corrono dietro, ma l'oscurità favorisce il fuggitivo che si dilegua. Sulla tomba, però, il profanatore ha lasciato una pala, nastro adesivo, due corde e una carta da pacchi con il logo Pollena. La polizia indaga sulle ditte che collaborano con la Pollena e restringe la ricerca a poche compagnie. Una di queste è l'azienda per cui Kolanowski lavora come impiegato. Edmund Kolanowski è noto alle forze dell'ordine fin dal 1970, quando era stato condannato a 9 anni di reclusione, di cui solo 5 scontati, per 3 tentati stupri con l'uso di un coltello e per aver ammesso nel 1972 di aver mutilato un cadavere e di aver portato a casa dei feticci. Arrestato il 16 maggio 1983 per l'assassinio dell'undicenne Alinka e le profanazioni dei cadaveri, Kolanowski nega l'omicidio e le attività praticate nel cimitero di Naramovica, ma ammette i disotterramenti in quello di Milostovia. Resta impassibile quando gli vengono mostrate prove schiaccianti, come macchie di sangue dello stesso gruppo sanguigno della bambina uccisa, rinvenute sulla sua giacca e sulle sue chiavi di casa, un orecchino della bambina e le dichiarazioni di vari testimoni, compresa la convivente, che racconta di come lui le abbia confidato di averla uccisa e delle frequenti visite notturne ai cimiteri. La donna, diventata madre di una bambina avuta da Edmund, racconta inoltre di aver trovato in 2 occasioni resti umani nella fornace. Kolanowski rimane impassibile anche quando viene messo a confronto con la madre della bambina uccisa nella stanza degli interrogatori. Nel settembre del 1983, Edmund Kolanowski finalmente cede e confessa i suoi crimini. Il suo primo omicidio risale al 1970. Alla stazione di Poznania, Edmund inizia a parlare con una donna che sta rientrando a casa a Jamatuli. Lui si offre di accompagnarla e dopo averle proposto una passeggiata attraverso la foresta, scendono insieme alla stazione di Baborovko. Mentre camminano, la tensione sessuale diventa ingestibile. Così Edmund raccoglie un grosso bastone da terra e colpisce la donna alla testa. Dopo averla uccisa, taglia gli organi sessuali con un coltellino a serramanico, seppellisce frettolosamente il cadavere in una fossa e porta via la borsetta della vittima che getta il giorno successivo. Il cadavere della donna non verrà mai ritrovato. A
Ammette inoltre di aver violentato 7 donne nella regione di Antoninek tra il 1970 e il 1971. Non è tutto. Il 28 luglio 1980 dissacra il cadavere di una 72enne a Novasol. Rompe la finestra della cappella, apre la bara della donna e taglia le parti intime senza asportare i seni. Nella notte del 17 marzo 1981, Kolanowski uccide una ragazza di 21 anni vicino Varsavia. Taglia le parti intime nel solito modo che per lui costituisce un rituale, poi infila seni e genitali in una borsa di plastica e li porta via con sé. Kolanowski spiega anche agli inquirenti la motivazione per la quale asportava ai cadaveri la parte dei seni e degli organi genitali. E in effetti il modo di realizzare la sua perversione è davvero bizzarro. Nel caseggiato in cui abitava c'era una stanza di cui solo lui aveva le chiavi ed era lì che portava i suoi trofei. Kolanowski realizzava un fantoccio che doveva imitare le fattezze femminili, riempendolo con stoffa e fogli di giornale. Dopo aver asportato le parti intime dai cadaveri, le cuciva sul fantoccio, le toccava, si masturbava ed arrivava anche ad avere rapporti sessuali con esso. Il fantoccio però non rivestiva alcun significato specifico, perché dopo essersene stancato, staccava le parti di cadavere che bruciava nella fornace e buttava via il fantoccio, creandone ogni volta uno diverso. Il 31 dicembre 1984 Edmund Kolanowski viene accusato ufficialmente di 3 omicidi, profanazione di cadaveri e furto di un anello d'oro. Gli esperti del tribunale di Poznania, dopo averlo esaminato per diverse settimane, lo ritengono capace di intendere e di volere durante gli atti criminali e quindi può essere sottoposto a processo. Non riscontrano segni di malattia mentale, ma diagnosticano 2 parafilie, feticismo e necrofilia. Il 4 giugno 1985 la giuria lo dichiara colpevole di tutti i reati ascritti e lo condanna alla pena capitale. Un anno più tardi, il 28 luglio 1986, la sentenza viene eseguita mediante impiccagione in una prigione di Poznania. E la storia di oggi termina qui. Vi ringrazio per averla ascoltata. Ci si ritrova presto per il prossimo caso True Crime. Alla prossima!